casa vostra, il 35% è stato venduto allo Stato cinese, ovvero a quella dittatura comunista che dall'altra parte del mondo ogni anno mette in fila milioni di persone e le uccide. Abbiamo svenduto completamente il nostro comparto siderurgico, abbiamo venduto le nostre acciaierie agli algerini, le abbiamo fatte fallire per vendere agli indiani, ce l'hanno in mano i tedeschi, la nostra nazione non produce più acciaio e questo è gravissimo. Allora ci chiedono sempre, ci hanno chiesto mentre veniamo qua, ma perché? Perché state in piazza oggi con Matteo Salvini, con la Lega? Perché un romano oggi è in piazza con la Lega Nord? Ma perché noi condividiamo ogni singola parola del programma di Matteo Salvini? Con i tre capisaldi fondamentali, no euro, no euro, perché questo popolo deve essere padrone e sovrano della propria moneta. Non vogliamo una moneta stampata da una banca privata che si trova in un'altra nazione, vogliamo la nostra moneta e il no euro è un punto fondamentale. Stop immigrazione! In una nazione in cui ancora si vedono anziani rovistare nei cassonetti, in una nazione ancora in cui si vedono bambini morire negli ospedali di mala sanità, non c'è posto per nessun altro, non c'è posto per nessuno. E il terzo punto, per noi fondamentale, prima gli italiani prima degli altri, prima di tutti. Al centro del lavoro, noi vogliamo essere i primi nel lavoro, nelle graduatorie a scuola, nei posti degli asili nido, bene prima il nostro popolo, prima gli italiani. E sapete perché? Poi ce lo domandano, ma perché prima gli italiani? Beh, perché i nonni dei nostri nonni sono partiti da tutta Italia per andare a scrivere i confini di questa nazione sul Carso, sul Grappa, sul Chiave. E allora vengono prima i nipoti e i pronipoti di quegli eroi che sono morti per questa nazione, non vengono prima gli altri. Per cui oggi nasce un grande fronte politico che vede come leader Matteo Salvini, assolutamente leader da contrapporre a Matteo Renzi. Non ce ne sono altri oggi di leader in Italia e noi lo riconosciamo e vogliamo sostenerlo con tutta la forza possibile. Per cui Matteo, vai avanti così, con questo coraggio, e io sono sicuro che uniti noi arriveremo presto alla vittoria.